Tanto tempo fa, a Nazareth, un villaggio della Palestina, vivevano Giuseppe e Maria, un falegname, e sua moglie. Maria aspettava un bambino e sapeva in cuor suo, poiché aveva ricevuto la visita di un angelo, che quel bambino sarebbe stato davvero speciale. I due passavano le giornate tranquilli, aspettando con gioia l'arrivo del bimbo. Poco prima della nascita di loro figlio, però, Maria e Giuseppe dovettero lasciare Nazareth per affrontare un viaggio. Il re Erode, infatti, voleva contare gli abitanti della Palestina e aveva stabilito che tutti avrebbero dovuto registrarsi nel luogo in cui erano nati. Giuseppe e Maria dovettero quindi partire alla volta di Betlemme, proprio il paese da cui proveniva Giuseppe. Il viaggio non era comodo, i due erano poveri e avevano un solo asino su cui viaggiare, ma un passo alla volta Maria e Giuseppe arrivarono a Betlemme. Giunti lì, Maria si accorse che il piccolo stava per nascere. Giuseppe cominciò quindi a bussare alle porte di tutte le locande, ma non riuscì a trovare nessun posto libero. «Provi a vedere più in là», gli disse il proprietario dell'ultima locanda alla quale aveva bussato. «Dovrebbe esserci una stalla, potresti rifugiarvi lì». Proprio quella notte, in una stalla abbandonata, nacque Gesù. Maria e Giuseppe lo misero in una mangiatoia perché stesse al caldo. Nei pressi della stalla c'erano anche dei pastori che pascolavano le pecore. Un angelo andò da loro, annunciando la nascita di Gesù. «Non abbiate paura», disse, «vi annuncio una grande gioia. Oggi è nato colui che sarà il più grande di tutti i re. Andate a festeggiarlo. Troverete un bambino avvolto in fasce che dorme in una mangiatoia». Allora i pastori si alzarono in piedi ed andarono a festeggiare Gesù. Riuscirono a trovare la strada, perché in cielo comparve una stella luminosa con una coda che puntava proprio verso la capanna dove si trovavano Maria, Giuseppe e Gesù. Anche loro, come Giuseppe e Maria, sapevano che quel bambino era speciale. Era il re dei re, il figlio di Dio.